Bandiera storica della Pallacanestro Cantù, con la quale ha militato nel corso di una carriera pluridecennale. Con la sua maglia numero 14 ha condotto la squadra brianzola ai vertici della Pallacanestro Nazionale Europea, vincendo 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 4 Coppe Korać, 2 Coppe Intercontinentali e 4 Coppe delle Coppe. Laureato in ingegneria civile, da cui il soprannome di ingegnere volante per la rapidità dei suoi contropiedi, oggi Pierluigi Marzorati esercita la professione come progettista di impianti civili e sportivi. È l'8° giocatore per numero di presenze complessive e il 15° per punti segnati nella storia del campionato italiano di pallacanestro. Il 4 ottobre del 2006, all'età di 54 anni, è sceso di nuovo in campo, giocando quasi 2 minuti nella prima partita di campionato con la squadra di Cantù contro i campioni d'Italia in carica della Benetton Treviso, diventando il primo giocatore di basket ad aver disputato incontri ufficiali in 5 decenni consecutivi, nonché il più anziano cestista mai sceso in campo in un incontro ufficiale di Serie A. Un esempio ed un mito. 25esima edizione premio Fair Play Menarini, categoria Una vita per lo sport, a Pierluigi Marzorati. Grande Pierlo. Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, tanto per metterlo un po' a fuoco, cioè Pierlo ha vinto tutto quello che era possibile vincere, e nella Hall of Fame della FIBA, nella Hall of Fame italiana, insomma, tantissimi riconoscimenti. Hai qualcosa che porti nel cuore, Pierlo, particolarmente? No, quello che hai detto, che ho vinto tanto, però... Non dimenticare che ho giocato 23 campionati, per cui ho perso molto di più della serie, che soprattutto quando avevo i compagni bravi vincevamo, quando avevo i compagni scarsi perdavamo, della serie che io contavo poco, contavo i compagni, come del resto lo sport di squadra, uno da solo non fa niente. Comunque no, è chiaro che, a parte gli scherzi, credo che le 2 vittorie più importanti sia la prima Coppa dei Campioni che ha vinto con Cantù contro il Maccabi, e soprattutto l'oro europeo nell'83, tra l'altro vinto assieme al mio amico che arriverà dopo, mio compartecipante come playmaker di quella squadra. È stata una bella vittoria che è difficile dimenticare. Impossibile. Pierluigi, l'abbiamo sentito, hai giocato tantissimi anni a basket. Cos'è cambiato secondo te in questo sport? Beh, sicuramente la preparazione atletica. Oggi si vede un basket molto più fisico, muscolare, meno tecnico, e soprattutto la cosa che dispiace un po' è che ci sono troppe squadre di club piene di stranieri, e questo va anche a discapito della nazionale. Che però ci sta togliendo delle belle soddisfazioni la nazionale. Sì, infatti, no, merito sicuramente di Meo Sacchetti, che ha saputo, per fare un percorso importante in 2 mesi, arrivare innanzitutto a ritornare ai giochi olimpici, e poi insomma abbiamo perso con la Francia, che era nettamente superiore, bisogna riconoscerlo, però insomma la squadra è ritornata a un certo livello. Allora, io conosco Pierlo da tantissimi anni, l'ho visto in mille occasioni, in più vesti. Si merita il fair play sicuramente, non solo per quello che ha fatto in campo, ma per un episodio che vi racconto in 10 secondi, che neanche lui ricorda, ma lì ho capito chi era Pierluigi Marzorati. Dopo una partita al Pianella, che era lo stadio dove hai giocato tanto tempo, il Palasport dove hai giocato tanto tempo, a Cantù, era finito tutto, una signora aveva problemi per cambiare la gomma alla macchina. Sapete che si è fermato? Lui, e ha cambiato la gomma alla macchina, che è una roba che io non dimenticherò mai, perché lui era Pierluigi Marzorati, era stato appena votato miglior giocatore d'Europa, ha cambiato con il Crick la ruota alla macchina. Te lo volevo dire pubblicamente, non te l'ho mai detto, ma me lo ricordo bene. Ma perché da adolescente facevo il meccanico. E poi si è diventato l'ingegnere volante. Grande Pierluigi Marzorati, premiato da Antonello Biscini di Gruppo Menarini Farmaceutici, eccolo qua, e il diploma viene consegnato da... L'abbiamo citato prima, Roberto Brunamonti consegna il diploma di ambasciatore Fair Play. E lui è veramente un uomo del Fair Play, perché c'è tutti gli anni dopo averlo... Primo anno l'hai vinto? Nel 97, giusto? Ah, il primo anno, cioè Roberto ha vinto l'edizione del 97, perciò lui è proprio l'uomo Fair Play per eccellenza. Accomodatevi, fotografia con Pierlo,
Roberto ci deve dire una roba, sì, di Pierro, Roberto, voglio dire. Prego. Compagno e avversario nello stesso ruolo di mille e mille battaglie. Buonasera a tutti. Che dire di Piero? Pierlo è stato il faro di due, forse anche tre generazioni. Oltretutto, facendo io il suo ruolo, è stato un esempio non solo come giocatore, ovviamente, ma anche come studente. Si è laureato, è diventato ingegnere, voglio dire, non era facile gli allenamenti, la Coppa, il campionato, quindi ho sempre molto apprezzato questo suo lato. Quindi per me è un onore essere qui e poter premiare Piero, e lo faccio con molto piacere.